In via d'esecuzione l'evacuazione obbligatoria del Donetsk. I primi convogli sono giunti da Kropyvnytskyi con donne, bambini e anziani. Secondo stime sono oltre 220.000 i residenti da trasferire. La Russia ha ufficialmente inserito il reggimento ucraino Azov tra le organizzazioni terroristiche. La Corte Suprema di Mosca ha accettato una richiesta della Procura Generale russa. Vladimir Putin incontrerà venerdì prossimo a Sochi il presidente turco Erdogan. Al centro dei colloqui questioni bilaterali e regionali, tra cui la situazione in Ucraina e l'esportazione del grano russo.